Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Nuovo capitolo della telenovela Bruganelli-Lucarelli. Durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle, la concorrente e la giurata si sono date di santa ragione. Sonia ha poi accusato Selvaggia alla vita in diretta, coinvolgendo anche la figlia sedicenne. Oggi parla Gabriele Parpiglia, esperto di gossip, che ha svelato retroscena clamorosi. Secondo lui, l'astio tra le due risale a un anno fa. L'ex di Bonolis avrebbe chiesto alla Rai un ruolo nel programma di Milly Carlucci, ma qualcosa è andato storto. Il giornalista ha rivelato che Sonia avrebbe puntato al ruolo di giudice a Ballando con le Stelle, mentre si discuteva sul rinnovo di Selvaggia Lucarelli. Dopo aver contattato la Rai e Milly Carlucci, la conduttrice avrebbe scelto di confermare Selvaggia. Si era pensato di darle il ruolo di bordocampista accanto ad Alberto Matano, ma anche questa proposta era finita nel nulla. La Carlucci aveva poi proposto a Sonia di partecipare come concorrente, ma lei aveva rifiutato. Dopo un anno il fidanzamento con Angelo Madonia ha accettato. Parpiglia ha anche rivelato che a Sonia erano state fatte promesse, come portare il suo format su Rai 2, ma la TV avrebbe deluso le aspettative. Il premio promesso sarebbe sfumato. La guerra tra le due sembra essere arrivata a livelli insostenibili. La rivalità tra Bruganelli e Lucarelli continua a tenere banco, con nuovi dettagli che emergono e alimentano il gossip.